Siamo qui con Stefano Pirazzi di Saracino Mobili. Stefano, una finale combattutissima decisa soltanto ai calci di rigore. Sì, buonasera a tutti intanto. È stata una bella partita combattuta dove hanno meritato più loro che noi e, come si dice, la palla è rotonda e tutto può succedere. È stata decisa ai calci di rigore e il meglio, il migliore ha vinto, insomma. I rigori sono una, peggio di una lotteria. E, comunque è stato un bel torneo, nonostante ragazzi più giovani, la mia vittoria più bella è che, essendo un po' più vecchio di loro, sono riuscito a giocare, a ottenere un capocannoniere e divertirmi. Beh, anche oggi nella finale abbiamo visto veramente bene in campo. Un po' meno in forma perché abbiamo fatto anche una partita ieri, abbiamo fatto una grandissima partita in semifinale dove abbiamo vinto e niente. Va bene, complimenti. È stato un piacere, grazie di tutto, alla prossima edizione. Un piacere. Francesco Cantarelli di Falegnameria Stramazzo. Francesco, hai parato l'impossibile, ma non è bastato. Non è bastato, no. Purtroppo i rigori sono una lotteria e due l'abbiamo sbagliato. Io ho parato uno, ma gli altri hanno tirato veramente bene. Diciamo che in partita avete avuto la possibilità di chiuderla. Sì, non ci siete riusciti. Non ci siamo riusciti, anche per la bravura degli avversari. Però vabbè. Miglior portiere della finale, premio meritatissimo, Francesco. Grazie, Yuri. Siamo qui con Piga Riggi di Compagnia del Caffè. Ragazzi, un podio sfiorato alla fine, è arrivato comunque il premio anche fair play. Quindi complimenti davvero a voi. Grazie di tutto. È stata una bellissima partita, lottata, mi è dispiaciuto purtroppo che i motivi del lavoro non ci sono stato, però i ragazzi hanno fatto una buona partita. Sì, è stata una bella partita, abbiamo sbagliato i primi 10 minuti e purtroppo quando hai tre gol sotto subito per recuperare è tosta. E dai, che siamo bravi! Beh, sicuramente il premio fair play a dimostrazione che lo spirito era sicuramente quello giusto per affrontare un torneo del genere. Sì, la prima cosa è l'onestà e poi basta che divertirsi, alla fine è un torneo di borgo, non è che ci stiamo giocando nulla di particolare, quindi va bene così, ci siamo divertiti, abbiamo preso questo premio perché siamo stati una squadra abbastanza onesta, perché noi la prima cosa è stato divertirsi, poi alla fine della partita tutti quanti amici. La prima cosa. D'accordissimo con voi, complimenti ancora ragazzi. Grazie. Qui con Giancarlo Simonelli. Giancarlo, torneo del Borgo è arrivato alla sua sesta edizione, anche quest'anno una grossa soddisfazione, anche questa sera qui alle finalissime una grossissima cornice di pubblico, una bella soddisfazione da parte tua. Sì, è stata una bella soddisfazione anche perché ho avuto delle squadre molto corrette in campo e sono stati rispettosi nei miei confronti e posso essere, diciamo, felice anche del pubblico che, nonostante tutto, non mi aspettavo questo afflusso così di tutte queste persone. Grazie. Afflusso arrivato anche da squadre che venivano da lontano pur di partecipare a questo torneo. Assolutamente sì, perché da Lanuvio, da Cisterna, da Latina, e questo torneo è stato molto sentito da altre, anche da altre, diciamo, da altri paesi, e spero di fare il meglio anche per un altro anno. Perfetto Giancarlo, allora un grosso in bocca al lupo per la settima edizione del prossimo anno. Grazie mille.